90% della plastica oceanica proviene da soli 10 fiumi. 8 si trovano in Asia e ben 5 si alimentano in questa zona, il triangolo dei coralli. Con il nome di Triangolo dei Coralli si identifica un'ampia zona nel sud-est asiatico, compreso tra le isole Salomone, tra le Filippine e Bali, in Indonesia. Il centro di questo triangolo immaginario è rappresentato dal nord-est del Sulawesi, la regione di Manado. E siamo quest'oggi proprio nella regione di Manado, a Banga Island. Qui sta prendendo corpo uno straordinario progetto denominato NTTI, che sta per No Trash Triangle Initiative, sviluppato, pensate, da un gruppo di biologi marini italiani che si stanno adoperando per preservare queste terre, queste spiagge, questi fondali e soprattutto la straordinaria biodiversità di questa parte del mondo. Ogni mattina le spiagge, le mangrovie vengono ripulite dalla plastica che puntualmente viene lasciata dalla bassa marea. Questo è quello che lascia la bassa marea solo in una nottata. Ieri pomeriggio questa spiaggia era stata ripulita. Guardate il mare, in poche ore cosa ha riportato a terra. Please know wherever this life goes. Ed allora l'azione di questi bambini, di questi ragazzi delle scuole di Banga Island, ai quali è stata data un'educazione che dovrà continuare nel tempo per preservare il loro territorio, l'amore per la natura ed un uso corretto della plastica. Please know wherever this life goes, this will be your home, you're never alone. Remember, you're always enough. Hold on and never give up. La plastica viene messa in questi sacchi in attesa di una differenziazione che ha dell'incredibile. La differenziazione della plastica viene fatta così come sta facendo questa donna alle mie spalle, pezzo per pezzo. Dopo questa scrupolosa selezione, il sacco viene sigillato e certificato. Vengono addirittura aggiunte le coordinate geografiche del punto di raccolta e viene spedito sulla terraferma, nel lab di Manado, dove lo prenderà in carico un'organizzazione più grande. La plastica munita di certificazione raccolta proveniente dagli oceani acquista sempre maggior valore grazie
alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica verso questo terribile problema. Differenziazione, trattamento e riciclo della plastica, così come la gestione in generale dei rifiuti, rappresenta una sfida importantissima, forse seconda solo alla lotta ai cambiamenti climatici. Ma con l'impegno di tutti ed il supporto che ci arriva dalla finanza sostenibile, questa sfida riusciremo a vincerla.